Ciao ragazzi, i vostri nomi. Ciao, io sono Elena. Ciao, Rolando. Da dove venite? Bergamo. Io sono comasca, ma vivo con lui. Siete venuti alla mostra, l'avete scoperta per caso, mi dicevate. Sì, perché oggi dicevamo cosa facciamo, dove andiamo, fa caldo, e poi ho trovato... Sì, l'abbiamo scoperta per caso. Sì. E siete venuti in un giorno speciale, quindi avete visto la mostra ma avete assistito anche all'evento di Francesca Natali. Bellissimo, una sorpresa stupenda, lei è bravissima, è tutto molto molto interessante. Quindi dedicato al tè. Sì. Siete appassionati di tè o... Siamo appassionati del Giappone. E il tè fa parte della cultura giapponese, ma poi devo dire che lei è stata veramente un'ottima narratrice. È stato proprio piacevole ascoltarla. Quindi bello l'evento, la mostra vi è piaciuto? Cosa tantissimo. Vi è piaciuto? Vi assumo adesso, voi vi tengo qua dentro. Come si chiamano? Non lo ricordo più. Il K. No, la parte più bella della mostra? Allora, è difficile perché diciamo che c'è stato... Quindi, 100 candele. Esatto, anch'io ho pensato alle 100 candele per l'atmosfera, ma non vogliamo dire niente perché va vissuta lì. E poi scoprire tutte queste cose delle leggende, ritrovare un filone da... Io sono cresciuta con i cartoni animati, quindi dai mostri a quella che è la grafica giapponese, ma tutte le storie bellissime. Quindi la consigliamo. Yes! Decisamente. Grazie.